Al Circolo Tennis Strade, un evento che unisce sport e solidarietà. Francesco, che cosa avete organizzato? Abbiamo organizzato un torneo per Luca Lepri, per la sua associazione. È un torneo di City Tennis. È uno sport nuovo, nato da pochi anni, che consiste in un tennis più piccolo, molto facile, che si gioca con delle racchette più piccole, una palla più morbida e con la rete più alta. Quindi diventa tutto molto fruibile, molto più semplice da giocare. Diciamo che uomini e donne possono giocare insieme senza problemi, quindi con equilibrio anche a livello agonistico. E questo ha fatto sì che negli anni abbiamo aumentato di molto i praticanti. Quando si svolgerà l'evento e chi ha collaborato all'organizzazione? Noi abbiamo organizzato insieme al Circolo Tennis Fano, che ci ha dato una mano proprio per organizzare tutto, il CSI, che è il nostro partner come ente di promozione sportiva. E io poi ho conosciuto Luca da pochissimo, quindi ho approfittato immediatamente per chiedergli se potevamo organizzare questa cosa per la sua associazione. Lui ovviamente ha detto di sì, e quindi adesso proveremo a ripetere questo trofeo tutti gli anni in questo periodo, più o meno, insomma, la primavera. E quale sarà la formula? La formula è il doppio giallo misto a estrazione continua. È una formula che abbiamo già sperimentato con i tornei, diciamo, del City Tennis. Vuol dire che ogni giocatore non sa con chi gioca continuamente, ogni 20 minuti gioca con una persona nuova o con varie persone nuove, e quindi è molto divertente ed è molto aggregativo.